in compagnia di Giulia Simi, che è stata qualche anno fa presidente del comitato. Le chiediamo ovviamente qualche impressione, diciamo, su queste prime ore iniziali di comitato, che appunto non hanno, diciamo, mancato di riservare un po' di effervescenza. Sì, sono d'accordo con te. È stato veramente un comitato effervescente, l'inizio è stato abbastanza effervescente, purtroppo mi sembra che in questo comitato ci siano linguaggi diversi, ognuno usa parole diverse e nessuno ha intenzione veramente di ascoltare l'altro. Io ho la sensazione che, diciamo, che in un certo senso non mi trovo né da una parte né dall'altra, nel senso che ci sono alcune cose che non mi stanno bene da una parte e alcune cose non mi stanno bene dall'altra, e quindi secondo me non così andremo poco lontani. Io sinceramente, per esempio, sono d'accordo che non è il caso di presentarci, però secondo me non è neanche il caso di far passare Emma Bonino come una specie di persona che non è capace di decidere da sola, perché a questo punto sembra sempre che ci sia dietro Mannella. Se io fossi la Bonino, a questo punto sarei veramente incazzata da parte di questi radicali che non hanno, che usano tra virgolette a Bonino quando gli fa comodo, e poi nel momento eccetera eccetera è colpa di Mannella perché lei non si è presentata. Io credo che lei abbia deciso, abbia l'esperienza, la volontà di decidere, può darsi abbia chiesto consiglio, ne abbia discusso con Pannella, ma sia capace di decidere da sola, e questo lo trovo veramente umiliante, eccetera. E questo è un sintomo, secondo me questo è proprio il sintomo dell'incomprensione e di tutti i costi portare avanti le proprie teorie calpestando anche la dignità delle altre persone. È questo che mi... Cioè è una banalità, una cavolata, però dà quest'idea. Sì, insomma, già parlare degli uni e degli altri, insomma, dall'idea di un partito che, insomma, sta nelle parole, diviso in qualche modo. Questa cosa da quanto tempo pensi che esiste, che in qualche modo la verifichi? Penso che esista dal tempo che è stato cambiato il sistema elettorale. Sistema elettorale che è stato voluto da una parte, mi ricordo, e con Alessandro, mi ricordo, noi avevamo detto già al suo tempo che quel sistema elettorale, il famoso australiano eccetera eccetera, poi come al solito non lo facciamo tutto sempre ridotto all'italiana, quindi no, io credo che da quel momento è venuto fuori questo discorso del sistema, cioè da lì del sistema elettorale, poi i famosi pizzini, che io, cioè, non, anche questo è, come si può dire, è poco onesto intellettualmente, perché è il sistema. Tra altre cose, mi ricordo che io quando mi opposi dissi: guardate che in questo modo succederà questo e questo, è il sistema che te lo permette, quindi il sistema, quindi questa moralità dei pittini eccetera eccetera, la trovo scandaloso anche questo. Quindi tu ritieni praticamente che, insomma, questa cosa, questa divisione interna che c'è all'interno del partito, che serpeggia da un po' di tempo, dipenda dal fatto, cioè dal cambio del sistema elettorale del comitato, ho capito bene? Ah, sì, penso di sì. Quindi l'estrazione, diciamo, il modo con cui vengono eletti i membri del comitato? Esatto, sì. E infatti da quel momento, col nuovo sistema elettorale, ci sono arrivate, nonostante che io ero contraria a quel sistema, nonostante tutto sono arrivate anche persone nuove, diverse, non erano più le stesse. Cioè chiaramente poi chiaramente non è solo questo il problema, però da lì è partito la situazione. Poi ci sono stati tanti altri problemi, anche questo del partito radicale transnazionale, cioè forse ci si dimentica come i radicali italiani hanno sostenuto spesso in passato il partito radicale transnazionale, cioè le firme raccolte per il famoso Iraq e l'Irbero, la raccolta di firme che abbiamo fatto per il partito eccetera eccetera, l'organizzazione del congresso del partito radicale transnazionale, cioè i radicali italiani erano partecipi, cioè dopodiché siamo andati nella deriva, e quando a un certo punto nessuno ha più intenzione di ascoltare seriamente l'altro, a questo punto
succede che si creano dei muri che, su cui non è possibile più dialogare. Giulia, tu interverrai? Sì. Perfetto, allora ascolteremo il tuo intervento e poi magari ci risentiamo. Ok, d'accordo, grazie. Grazie Giulia Simi.